Non solo la questione del biodigestore e di ASET, ma anche quella dell'ambito sociale. Sono i temi portati all'ordine del giorno da parte del PSI Fano, che si è riunito in conferenza stampa. Gli esponenti hanno esposto la loro posizione in merito, chiedendo una profonda riflessione sulle questioni trattate. Sono tanti i temi importanti per la città di Fano, ma anche per tutto il territorio. Uno di questi non può non essere quello del biodigestore. Qual è la vostra posizione in merito? Il biodigestore si sta rivelando essere una appendice di un progetto ben più ampio di interesse e un'appetibilità particolare da parte di gruppi economici che intendono investire in questo settore, molto più articolato e ricco, perché ASET rappresenta un punto di forza all'interno di questo territorio. E noi come socialisti riteniamo che sia necessario, anche alla luce di quanto è accaduto con la manifestazione di interesse, di riaprire il tavolo con Marche Multiservizi. Sono n le ragioni che ci portano a fare questa valutazione, ma una è essenziale: non si può dividere un territorio, la frammentazione di una politica di servizi produce danni e noi siamo molto preoccupati per ciò che è ASET oggi e per ciò che potrà essere ASET. Siamo preoccupati per le maestranze, siamo preoccupati per questa società, siamo preoccupati che un'eccellenza di questo territorio corra il rischio di cadere dentro una logica di campanile che non è una logica legata ad una tradizione, è una logica legata a interessi che non sono sicuramente compatibili con lo sviluppo di un progetto economico di Fano e della nostra realtà. Proprio per il territorio di Fano oggi si parla anche di ambito sociale. Quali sono invece le vostre posizioni in merito a questo? Beh, come sapete c'è stata recentemente una polemica che ci ha visto protagonisti dentro un percorso che era semplicemente un seminario di studio che noi come socialisti abbiamo inteso svolgere, perché intendiamo capire e comprendere quelle che sono le dinamiche all'interno di questo mondo così complesso che è il mondo del sociale. E avevamo sostenuto una posizione che era quella di ridurre gli ambiti e di portare ad unità un processo anche da un punto di vista amministrativo che rendesse compatibile un progetto provinciale e un progetto regionale con quello che è un'area di intervento nei confronti delle persone fragili. La Regione Marche ieri ha approvato la proposta di legge del piano sanitario regionale che dice, anticipando quello che noi avevamo sostenuto, che a Fano ci saranno ambiti territoriali non più come quelli che conosciamo oggi, ma dai 6 ambiti presenti diventano 3 e quindi i distretti sanitari coincideranno con gli ambiti, per cui Fano molto probabilmente avrà un numero di comuni ben più ampio e questo consentirà lo sviluppo di una politica. E su questo insisto, perché il tema che noi dobbiamo affrontare con intelligenza è questa nuova visione che dobbiamo avere non soltanto nei confronti del sociale ma anche della sanità. Il primo tema da affrontare in ambito sociale è proprio questo: che cosa accadrà nel nostro territorio da un punto di vista assistenziale con questa nuova proposta di piano sanitario regionale, come sarà compatibile Fano con il territorio e lo sviluppo di quelle che sono le case di comunità, che sulla base dell'ultimo decreto, il decreto ministeriale 77, riarticolano complessivamente i servizi. E quindi l'impegno dell'amministrazione comunale va rivolto in particolare, oltre che al sociale, anche a questo tipo di visione.